abbiano cessato la loro attività. Molto spesso questo è stato causato dalla presenza di concorrenti aguerriti che hanno in qualche modo, anche pur partecipando in settori strategici ma consolidati, come può essere quello dei trasporti, come può essere quello della vendita dei beni e servizi, piuttosto che il mondo immobiliare, pur operando in contesti, diciamo, storici, hanno riscritto le regole del gioco e hanno in qualche modo rottamato molte di queste compagnie. La cosa interessante che emerge da una serie di analisi che abbiamo svolto nel corso degli ultimi anni è che la maggior parte dei CIO, CTO, eccetera, quindi la maggior parte dei top manager aziendali, sa di questa evenienza, ovvero sa che presto o tardi arriverà un innovatore che rischierà di scalzarli dal loro attuale mercato. Perché? Perché fondamentalmente questi innovatori, questi leader di mercato, hanno sposato un modello di business differente, di solito centrato sulle app, quindi sulle tecnologie attuali. Tecnologie che non sono più soltanto legate a un'infrastruttura tradizionale tipo on-prem, ovvero realizzata all'interno dei propri spazi tecnologici, ma una tecnologia che sicuramente sposa il cloud come filosofia di vita, come filosofia e come approccio anche al modello di business, e sposa anche il cognitive, quindi quello che noi chiameremo sistemi cognitivi, perché devono trovare degli insight e costruire un minimo di knowledge necessario per vendere il più possibile, per raggiungere più clienti possibili in un contesto, quello attuale, in cui da un lato il numero dei device si stima per il 2020 sarà un numero sproporzionato, si parla di circa 7 billion di device interconnessi tra di loro, e contemporaneamente, in questo contesto bisognerà gestire una quantità di dati a cui fino adesso non eravamo abituati. Chi sono questi disruptors e come li identifichiamo? In realtà siamo circondati da questi innovatori, molti di questi sono sulle app dei nostri telefonini, li utilizziamo spesso e volentieri praticamente tutti i giorni, e la peculiarità di questi signori è che, ripeto, hanno riscritto le regole del gioco. Significa che, per esempio, l'azienda di taxi più grande del mondo, che è Uber, non ha al suo attivo, tra i suoi asset, delle automobili. Quindi si occupano sì di trasporto, ma lo fanno in maniera alternativa. La stessa cosa gli altri player che vedete qui in questa presentazione. Come loro, e prima di loro, i rivoluzionari, sono stati Amazon, sono stati eBay, WhatsApp, Twitter, Dropbox, possiamo continuare così, fino ad arrivare agli ultimi giorni, ai giorni nostri, con Netflix, che anche quello, è un modo nuovo per fruire di contenuti multimediali, no? Attraverso la connessione, la connettività. La cosa interessante è che questi signori hanno sposato, un modello di business differente, perché hanno realizzato che la strategia di business e la strategia tecnologica devono necessariamente coesistere, ma soprattutto avere lo stesso peso specifico. Il cloud di IBM è ricco di questi leader di mercato, e chiaramente ci sono clienti di tutte le taglie, ci sono le start-up, ci sono aziende mid-size, fino alle enterprise, ci sono aziende storiche come Coca-Cola, ci sono aziende che si occupano delle transazioni commerciali come PayPal, eccetera, e tutti questi signori hanno scelto IBM perché? Perché IBM conosce e comprende il modello di business dei suoi clienti, perché può aiutarli in questa transazione, in questo passaggio epocale, lasciatemi dire, non solo per difendersi da eventuali disruptors, ma anche per diventare loro stessi, a loro volta, dei disruptors o degli innovatori. Qual è la strategia vincente? Come l'innovazione possibile oggi, quale sarà? Sarà sicuramente quella che utilizza delle capabilities come l'intelligenza artificiale, sostanzialmente, e soluzioni quindi di tipo cognitivo, che aiutano il cliente a trasformare il proprio modo di operare. Per vincere oggi bisogna creare delle smart applications valorizzando i dati, che sono l'asset più importante di tutte le realtà. Ripeto, non parlo soltanto delle aziende, qui parliamo di ogni ordine di istituto.
valorizzare i dati sfruttando questa crescita esponenziale, appunto, sia dei dati strutturati che non, trasformandoli in qualcosa di nuovo e di facilmente accessibile. Come si fa a vincere? Si cerca anche di migliorare e personalizzare continuamente quella che è la user experience, instillando e infondendo in qualche modo intelligenze artificiali e soluzioni di tipo cognitivo. Infine, ottimizzando le infrastrutture cloud, che sono veramente una delle armi a disposizione dei nostri clienti per traguardare quel grado di flessibilità che diversamente non sarebbe possibile realizzare. IBM non è un'azienda che vende prodotti, ma sta diventando sempre più una piattaforma tecnologica che unisce i clienti con gli elementi che realizzano i loro bisogni. E questo spiega perché il disegno delle soluzioni e delle architetture a supporto delle soluzioni siano oggi elementi centrali. Noi abbiamo disegnato le nostre architetture in generale basandoci su un modello a quattro dimensioni. Sembrano quattro elementi tra di loro non connessi, ma sono assolutamente, diciamo, interconnessi tra di loro, appunto. Come dire, noi crediamo che i sistemi cognitivi consentono di fare quattro cose essenzialmente. Comprendere, quindi comprendono il significato di immagini, testi, linguaggi, esattamente come gli esseri umani. Ragionare, cogliendo tutta una serie di aspetti. Imparare, che è un processo che non ha mai fine. Interagire con gli esseri umani in modi differenti, quindi attraverso la comunicazione, attraverso l'ascolto, attraverso i testi, eccetera. Queste capabilities sono ricomprese in un ricchissimo catalogo di API nel nostro cloud, circa una quarantina, e sono a disposizione dei nostri clienti per sviluppare delle applicazioni custom, utilizzando già del codice, più che disponibile. Forma un vantaggio competitivo sicuramente per i nostri clienti, sia per la competenza e l'esperienza di IBM in specifici settori. Poi, oltre al motore cognitivo, ci sono i dati che sono il vero asset, come dicevo prima, dell'istituto e che alimentano appunto i sistemi cognitivi. I dati possono essere quelli in nostro possesso, cioè quelli che si trovano al di qua del firewall, lasciatemi dire. Sono i dati che trattano dei nostri clienti, quindi tendenzialmente CRM, ma non soltanto. Sono tutte quelle informazioni di cui già siamo in possesso, che devono essere necessariamente informazioni correlate anche con elementi esterni, come possono essere le news, gli eventi, come possono essere dati che provengono dai social networks e così via, ma non basta. Questi dati devono essere, come dire, legati anche a informazioni che possono venire dal mondo IoT, quindi dalla sensoristica e dai device, come dicevamo prima, che saranno diversi miliardi interconnessi su internet nel giro di pochissimo tempo. Una nota, un elemento differenziante è che IBM non condivide i dati dei clienti con nessuno, né li utilizza per formare dei sistemi cognitivi per altri, diciamo, per terzi. Il cloud, infine, è l'infrastruttura che è stata pensata proprio per i dati e l'intelligenza artificiale. I clienti oggi hanno anche 4-5 cloud provider allo stesso tempo, quindi per sfruttare l'intelligenza artificiale bisogna connetterli, e chiaramente IBM fa anche questo. Vedremo più avanti, con l'aiuto del collega Najla Said, che questo cloud può essere declinato in diversi modi, chiaramente public, private, soprattutto l'hybrid model, che è il cloud di adozione di IBM, perché da un lato si tende a proteggere gli investimenti già fatti, gli asset acquisiti, da un altro si cerca di offrire un modello di business differente, una flessibilità infrastrutturale differente, chiaramente. La cosa interessante del nostro cloud, però, è che nessun altro cloud provider al mondo oggi gode di un footprint come quello di IBM. Parliamo di circa 55-60 data center distribuiti su tutto il globo, Italia compresa. Questo è importante evidenziarlo anche per ragioni di compliance. Data center che sono già ready, anche chiaramente per i sistemi cognitivi. Infine, le applicazioni che sfruttano, diciamo, la componente cognitiva, la componente di dati e la componente infrastrutturale, che sono applicazioni ormai consolidate, disponibili anche per tutti i clienti cloud, tra
tra cui per esempio Watson Oncology, Watson Health, Watson for IoT, tutte le soluzioni Watson, che se non ricordo male sono circa una trentina di API disponibili per sviluppare anche applicazioni custom, e poi chiaramente altre soluzioni, altre applicazioni come blockchain, eccetera. Io a questo punto passerei la parola alla mia collega Najwa Said, che illustrerà invece le caratteristiche di cui è il nostro cloud, che, come dice lo slide, infatti non è un cloud qualsiasi, ma è il cloud di VPN. Buongiorno a tutti, sono Najwa Said, appunto, e lavoro in VPN cloud, insomma, quasi fin dall'inizio. Inizialmente mi sono occupata più che altro della parte infrastrutturale. Attualmente quello a cui stiamo arrivando però appunto è questa One Architecture, il fatto che appunto il cloud non si divida più in maniera molto stringente in IaaS, PaaS, SaaS e insomma chi più ne ha più ne metta, ma che appunto la vera disruption, cioè il vero modo di reagire alle richieste del mercato, è quello di offrire un'unica piattaforma che sia in grado di soddisfare tutte le esigenze, che possono andare da richieste tipicamente infrastrutturali fino a richieste invece di applicazioni, diciamo, ready to use. Quello che vorrei fare oggi è una panoramica molto generale sul nostro cloud, e dopodiché vorrei però andare nel dettaglio e fare proprio una piccola demo, insomma, farvi vedere, toccare con mano come è possibile all'interno della piattaforma cloud di IBM andare a realizzare in maniera molto semplice un'applicazione che si appoggia sul motore cognitivo di Watson, che è appunto la nostra, diciamo, intelligenza artificiale, anche se poi in realtà ci piace chiamarla intelligenza aumentata, ovvero un qualcosa che riesce a mettersi, diciamo, on top all'intelligenza umana e dare qualcosa in più, ok? Vorrei ripartire dai quattro pilastri di cui ha già parlato Gianfranco per andare a vedere in che modo IBM risponde, a queste richieste, ok? Risponde a questi requisiti fondamentali per andare a realizzare quelle che sono poi le architetture del futuro. Partirei dal layer infrastrutturale, appunto, che oltre a essere insomma il mio favorito, se vogliamo dire, in un certo senso, è anche, diciamo, la base di tutto, no? Quello che ospita poi tutto quello che c'è sopra. Il layer infrastrutturale IBM è sicuramente il più completo sul mercato, nel senso che è l'unico, l'unica piattaforma cloud che offre tre modalità di fruizione. La prima è il cloud pubblico, come lo conosciamo tutti, quindi la possibilità di andare su un portale, andare a richiedere risorse che sono allocate in dei data center esterni e quindi andare a utilizzare una potenza computazionale al di fuori del proprio data center. L'altra, diciamo, modalità che sembra più tradizionale è quella del cloud privato, quindi la possibilità di installare all'interno del proprio data center una vera e propria infrastruttura cloud che permetta di utilizzare le proprie risorse in maniera però comunque rispondente a quelli che sono i principi del cloud di flessibilità, velocità e, diciamo, adattamento alle esigenze. In più, la modalità, diciamo, che attualmente sta andando per la maggiore, che probabilmente sarà la modalità che poi si imporrà sul mercato, è quella del cloud ibrido. Il cloud ibrido prevede la possibilità di mantenere alcuni sistemi che per motivi magari di compliance, appunto di delicatezza dei dati che vengono trattati, devono essere tenuti in casa, quindi magari sotto un determinato controllo e sotto rispondente a determinate policy, però andare ad unificare, diciamo, questa potenza di calcolo on-premise in casa del cliente con tutta una serie di cloud esterni, che non sono magari solo il cloud IBM, ma sono anche cloud di terze parti, per andare a usufruire di tutta una serie di servizi che possono essere appunto integrati con i servizi erogati da casa propria, per andare a creare quelle che poi sono le applicazioni appunto del futuro. Tutto questo è per IBM, diciamo, corredato da una piattaforma che permette la gestione, l'integrazione appunto di questo
panorama multi-cloud, quindi non solo con il cloud IBM, e diciamo le nuove metodologie di sviluppo che prevedono appunto metodologie DevOps, metodologie Agile, la possibilità di comporre applicazioni utilizzando microservizi, quindi senza dover riscrivere codice per diciamo aggiungere delle capabilities alla propria applicazione, è possibile semplicemente prendere queste capacità, queste piccole applicazioni slegate a sé stanti e andarle ad unire alla propria applicazione. Abbiamo detto che attualmente noi siamo sul mercato dei dati, cioè ultimamente vediamo che effettivamente le aziende che si pongono in maniera che si impongono sul mercato sono quelle che hanno accesso a una grande quantità di dati. E in effetti è fondamentale per una piattaforma cloud rendere il più facile e intuitivo possibile la fruizione dei dati. Quindi la nostra piattaforma mette a disposizione una serie di tool che sono dedicati alla data ingestion, quindi la raccolta di dati dall'esterno, allo storage di dati, quindi dove andare a salvare queste grandi quantità di dati. Qui parliamo, insomma, ormai i terabyte sono quasi superati, parliamo quasi più, sempre più spesso di quantità come petabyte e addirittura exabyte di dati, quindi abbiamo bisogno di storage che sia in grado di contenere queste quantità di oggetti. Dopodiché servono anche degli strumenti che possano metterli in relazione, questi dati che servono per creare appunto dell'informazione dal dato grezzo, e questa è tutta la nostra piattaforma di analytics. Dopodiché appunto un altro dei pilastri fondamentali di IBM, che insomma da sempre è a fianco dell'enterprise, è la possibilità di avere degli strumenti che permettono una gestione più facile della governance, perché chiaramente diverse tipologie di dato avranno necessità di essere gestite in diversi modi, quindi il dato diciamo sensibile seguirà un iter che chiaramente magari il dato che proviene dal social network non deve seguire. Tutto questo deve essere gestito in maniera efficace, perché chiaramente quando ci si allarga dal proprio data center verso cloud esterni è fondamentale mantenere comunque sotto controllo la sicurezza. Oltre diciamo alla gestione del dato, abbiamo tutta la nostra piattaforma Watson, che è disponibile in forma di microservizi o in forma di API, e che quindi permette di andare a sviluppare delle applicazioni che abbiano appunto queste caratteristiche cognitive, come diceva giustamente Gianfranco prima, lo riconosciamo in quattro caratteristiche fondamentali, che sono la possibilità di capire i dati che vengono diciamo in diverse forme, di metterli in relazione, quindi di andare a creare delle ipotesi e determinare delle informazioni da questi dati, di apprendere utilizzando queste informazioni quindi per il futuro, e infine di poter interagire in maniera più facile, più umana appunto con l'utente finale, ok? Tutto questo è stato poi sviluppato da IBM in una serie di diciamo, applicazioni dedicate a precise industry, okay? Nel senso che sono state create delle applicazioni e anche dei microservizi Watson che vanno proprio a servire direttamente dei filoni di industria. Quindi per esempio c'è Watson per la finanza, che può essere utilizzato per esempio insieme a blockchain, c'è tutto quello che è Watson Health, quindi per la salute, eccetera eccetera. Questo appunto per andare a sfruttare la grande capacità di un motore cognitivo come Watson, per esempio, di assorbire grandissime quantità di documenti e andare a riuscire quindi a matchare per esempio diversi articoli scientifici tra di loro. Detto ciò, volevo fare invece una piccola panoramica su quella che è appunto l'impronta globale del nostro cloud. Come diceva correttamente Giancarlo, abbiamo a disposizione ben 55 data center che sono distribuiti su tutto il globo, quindi andiamo appunto dall'America all'Europa, all'Asia e all'Australia, che non vorrei dimenticare.
E questi data center, come vedete, sono collegati da una serie di linee azzurre e queste linee azzurre rappresentano una rete fisica, quindi una rete vera e propria che è proprietaria IBM. Quindi tutti i nostri data center sono collegati da una rete privata. E in effetti diciamo, i servizi che mettiamo a disposizione nei nostri data center sono serviti da ben tre reti differenti. Una è la rete privata che collega tra di loro tutti i data center e che quindi ci permette di realizzare, per esempio, delle implementazioni che sono distribuite su scala mondiale e che parlano tra di loro, comunicano, scambiano dati, senza però dover diciamo, pagare in più per avere, per esempio, delle connessioni dedicate perché le abbiamo già a disposizione. Ogni data center è collegato con gli altri con almeno 2000 Gbps di rete, quindi insomma una rete più che capacitiva. Per il resto c'è poi la rete pubblica che permette chiaramente sia l'accesso attraverso insomma normali canali come appunto VPN o un semplice portale, sia la possibilità di pubblicare i propri servizi verso l'esterno. E infine c'è una rete di management che serve proprio per il management dell'infrastruttura e che appunto non va per non andare a porre del carico eccessivo su quelle che sono invece le reti che sono dedicate allo scambio dei dati. Tutto questo ci permette appunto di andare a realizzare delle implementazioni su scala globale, andando appunto a godere di latenze che veramente rendono fattibili cose che prima non riuscivamo nemmeno a immaginare. Per entrare un po' più nel dettaglio, queste sono, diciamo, le possibilità di ambienti computazionali che abbiamo all'interno del cloud IBM. Come vedete, c'è una scala che, diciamo, ricopre ogni possibilità, perché partiamo tutto a sinistra c'è il bare metal, che è appunto diciamo, un server fisico dedicato dove l'utente può installare il proprio sistema operativo, dove può customizzare qualsiasi dettaglio, interfacce di rete, non so, RAM, core, eccetera, eccetera. E quindi diciamo è sicuramente la possibilità che ci dà più controllo sulle performance e anche la sicurezza dei nostri workload. Andando invece spostandoci verso destra, troviamo tutta una serie di ambienti sempre più facili, diciamo, da deployare, facili da distruggere e quindi arriviamo alle macchine virtuali, ai container che attualmente stanno spopolando per quanto riguarda tutto l'ambito dello sviluppo, no? Proprio per la loro totale portabilità e la facilità di crearli e distruggerli in poco tempo. Tutto l'ambiente, il nostro ambiente Cloud Foundry, quindi fondamentalmente tutto l'ambiente basato sui microservizi, quindi che ci permettono di creare le applicazioni in maniera componibile, come appunto se stessimo giocando con dei Lego, e infine arriviamo alla possibilità di avere addirittura delle applicazioni che vengono definite serverless, ovvero delle applicazioni che non richiedono una macchina virtuale, un container o qualcosa su cui sono ostate, ma che vengono effettivamente create e accese solo nel momento dell'utilizzo. Un esempio tra tutti è, per esempio, quando arrivo su un portale internet e mi viene, non so, in alto a destra il meteo del giorno, oppure l'ora precisa. Quella è semplicemente una piccola necessità di potere computazionale che si accende solo nel momento in cui ne ho realmente bisogno. Quindi in tutto questo noi ci poniamo in maniera trasversale su tutta l'offerta cloud, andando ad aggiungere anche il bare metal che attualmente è, diciamo, un'unicità IBM, perché nessun altro cloud provider offre a catalogo server fisici di questo tipo. Questo ci permette chiaramente di andare a realizzare architetture che partono dalle più tradizionali, ovvero ad esempio abbiamo tutta una serie di clienti che hanno lavorato con noi per andare a allargare i propri data center sul nostro cloud. In che modo? Utilizzando la nostra partnership con VMware, che ci permette di andare a appunto creare un polmone esterno sul cloud IBM che poi è collegato direttamente con tutta la farm VMware dei nostri clienti in casa e che viene quindi gestito uno tramite gli stessi strumenti. Quindi si utilizza per esempio un vCenter, si
utilizzano gli strumenti che si è appunto già abituati ad utilizzare. E in più è possibile addirittura, grazie a tecnologie di virtualizzazione di rete e virtualizzazione di storage, eccetera, eccetera, andare a lavorare come se proprio si avesse un unico, per esempio un'unica LAN, oppure un'unica SAN allargata tra il proprio data center e il cloud IBM. Ok? Accanto a queste, diciamo, applicazioni tradizionali, abbiamo la possibilità di creare invece delle applicazioni che vanno a diciamo, creare un'esperienza utente diciamo, del futuro, insomma, andando a lavorare con gli strumenti Watson. Detto questo, credo di aver parlato anche a sufficienza, penso che la cosa migliore che possiamo fare adesso è vedere, diciamo, toccare con mano quella che è la piattaforma cloud IBM, e a questo punto posso... Vediamo... Avevamo... No, non l'avevamo aperta, l'abbiamo adesso. Ok. Beh. Ok, allora però a prendere questa, vediamo se sì. Ok, io vorrei segnarmi, però non c'è niente sul cavallo. Mi riaggancio un attimo agli ambiti di cui parlavamo prima, non a caso tra gli enti, tra le università e gli enti che hanno diciamo, sottoscritto la preadesione alla Watson Subscription, abbiamo un ente di ricerca in ambito medico, quindi esatto. Che, per quello che dicevo. Considerare che Watson Health è l'unica realtà ad oggi che è in grado di processare qualcosa come 800.000 documenti. Pagine, documenti al secondo, e mette in correlazione chiaramente tutto quello che è il mondo della ricerca scientifica, il mondo della sanità pubblico o privata che sia, e anche il paziente, non direi utente, ma proprio il paziente, perché tutte queste informazioni sono tra di loro interconnesse in qualche modo. Sì, non è configurata. Se vai a memoria è un... Sì, c'è la memoria. Se vai a memoria, altrimenti vai con la sua. Ok. Oh, e va. Dobbiamo autorizzare il device. I motivi di sicurezza. Security. Viene prima di tutto. Sì. Siamo quasi. Se ci fossero domande, sì, perché... nel frattempo, non so, vedo Stella a te. Che c'è? Ah, c'è qualcuno. Albolecci, Roma 3, Stella. Okay. Se avete domande, intervenite in qualsiasi momento. Scrivete nella chat oppure avete il microfono, insomma, e possiamo interagire senza problemi. Sì, c'è un messaggio, se vai dopo, sì. E quando dicono tutto ok, ciao. Ok, perfetto. Allora, come vedete, questo è, diciamo, il nostro catalogo. In realtà io vorrei prima proprio andare su quella che era la pagina iniziale. Questa è la pagina iniziale che, insomma, una volta che ci si iscrive a Blumizza, questa cosa è una cosa che potete fare tutti, nel senso che Blumizza è una piattaforma comunque su cui appunto ci si iscrive tramite un'email, e poi ci sono tutta una serie di servizi che sono
diciamo che vengono contabilizzati dopo una certa soglia, quindi per fare delle prove e vedere come funzionano ci sono moltissimi servizi, appunto non è gratuito, adesso non so se sia premium o come sia il termine preciso, comunque si può giocare un po', quindi se volete potete iscrivervi e vedere, dare un'occhiata. E fondamentalmente questa è la schermata che ci accoglie, qui ci sono le informazioni di contatto, come possiamo vedere ci sono tutta una serie di strumenti di gestione, quindi la gestione degli utenti, si possono creare diversi utenti sotto uno stesso account con diverse chiaramente autorizzazioni, cioè magari chi può creare macchine, chi può solo vederle o gestirle, tutte le informazioni sulla fatturazione eccetera eccetera e tutte le informazioni di sicurezza, quindi vabbè le mie informazioni personali, la chiave API Bluemix con la quale posso andare a richiamare le API Bluemix per andare a inserire nelle mie applicazioni. Adesso farò cambiare Mastantoni, ma una volta esisteva l'Academic Initiative in cui le università potevano accedere regolarmente in questo ambiente ovviamente non in produzione, ma solo un ambiente, di studio, ma dovete chiedere al IEM, insomma in questo momento non so l'Academic Initiative a che punto sia. Parlerò con Emilio personalmente. E qui abbiamo invece tutto il nostro supporto, quindi se ho dei problemi, non riesco a utilizzare qualcosa, oppure insomma c'è qualcosa che voglio comunicare, ho la possibilità di aggiungere dei ticket, visualizzare dei ticket. Il supporto peraltro è disponibile anche via chat, sicuramente per tutto quello che riguarda la parte infrastrutturale. E infine arriviamo appunto al catalogo. Il catalogo Bluemix, come Bluemix IBM Cloud ormai, come vedete si divide fondamentalmente in due grandi aree, che sono l'area infrastrutturale e l'area di piattaforma. Nell'area infrastrutturale troviamo tutto il cloud appunto IaaS, quindi i servizi come server bare metal e virtual server, tutti i vari servizi di storage, di rete, di sicurezza, per esempio sotto la sicurezza troviamo, non so, i firewall, la possibilità di acquistare certificati SSL per proteggere i domini di sito, eccetera, eccetera. E arriviamo anche alle soluzioni VMware, a cui vorrei dare un'occhiata proprio perché si tratta di soluzioni molto interessanti, sono dei deployment automatizzati di farm VMware, c'è anche la possibilità di crearli custom, però per esempio se voglio creare una farm VMware nella software defined data center architecture, in questo modo ho un'automazione che mi crea una farm VSphere con lo storage virtualizzato con Busan, la rete virtualizzata con NSX e diciamo un top a questa struttura posso andare ad utilizzare tutta una serie di servizi, per esempio posso utilizzare lo storage NetApp al posto della Busan, posso andare ad utilizzare diverse tipologie di firewall perimetrale, Fortinet, F5, posso andare ad utilizzare gli strumenti tipici della gestione VMware, quindi VIM per il backup, ZERP per diciamo faccio una domanda. Certo. E le licenze, le università se le portano da casa? È anche possibile fare un principio online. No, dico, faccio questa domanda, insomma, un po' anche per parlare insomma, di queste cose, perché molte università hanno acquistato licenze di NW con direzione GUI, quindi alcune delle quali di Steve, tanto per dirne una, ma anche altre, insomma, conversioni unlimited, quindi le hanno. A questo punto sono già imprese. Assolutamente.
Torniamo invece indietro al resto del catalogo, perché vorrei fare invece una rapida panoramica su quello che è il catalogo di piattaforma, quindi dei veri e propri servizi PaaS, dove troviamo appunto tutti i microservizi che ci permettono per esempio di comporre le applicazioni. API è una zona interessante perché abbiamo l'API Connect che ci permette di creare, gestire e anche mettere a disposizione le nostre API personali. Ad esempio, se io ho una serie di dati interessanti, no? E voglio metterli a disposizione del pubblico, posso andare a creare una serie di API che lavorino con i miei dati. E in questo modo, diciamo, API Connect è proprio un'utilità che ci permette di gestire in maniera facile e veloce una API da poi offrire, insomma, o al pubblico oppure magari a dei partner selezionati, insomma. Ci sono poi tutte le applicazioni, tra applicazioni blockchain. Blockchain è chiaramente, insomma, penso ne abbiate sentito parlare, sembra il futuro della, no, della finanza, nel senso che ha la possibilità di avere delle reti di trust, insomma, che permettono di gestire tutta una serie di cose che vanno dalla, diciamo, nasce con la criptomoneta, cioè con la criptomoneta, insomma, il Bitcoin, e poi alla fine si è andato a allargare su, non lo so, per esempio, per le assicurazioni viene molto usato per le contestazioni, nel senso che è un modo facile e veloce di andare a risolvere le contestazioni. Tutta la parte di data e analytics, che questo, come potete vedere, insomma, è un po' il patrimonio IBM quasi da sempre. Qui abbiamo tutta una serie di applicazioni che, come vedete, sono sia IBM, sia tutta una serie anche di terze parti, open source, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo la possibilità, insomma, di andare a creare le nostre applicazioni che assorbono dati dall'esterno, li analizzano e li gestiscono, li visualizzano, eccetera, eccetera, andando a utilizzare sia strumenti, insomma, proprietari IBM, per esempio il DB2, tanto per dirne uno, sia tutta una serie invece di strumenti, di applicazioni, insomma, di terze parti, ok? E altra cosa chiaramente interessante è sicuramente la parte Watson, ne abbiamo già parlato diciamo, nel dettaglio, però insomma andiamo a vedere come ci sono tutta una serie di API, e proprio con una di queste API vorrei, insomma, fare una piccola demo, e possiamo quindi per esempio la conversation per creare una chatbot come è stato fatto. E quindi questo ci permette, senza dover andare a riscrivere codice fin dall'inizio, di andare a richiamare i nostri servizi Watson attraverso, insomma, delle interfacce che sono sicuramente, ci semplificano il lavoro. Allora, per vediamo un po' come creare la nostra prima applicazione Bluebits. Anzi, via me la devo dire sempre sbagliare. Allora, per esempio, qui arriviamo nella nostra prima pagina, la prima volta che ci iscriviamo. In realtà qui, io ve lo faccio vedere, ci sono una serie di regioni. Adesso vediamo un po', qui ci rimanderà il catalogo, sì. Lo vediamo da qui quando... eccoci qua, io non mi trovo bene perché è italiano qua, quindi sono abituata all'inglese, sì, dove questi si chiamano boilerplates, no? Che sono praticamente dei piatti pronti, nel senso che sono appunto delle applicazioni già containerizzate che contengono, per esempio, quella con cui volevo lavorare oggi, è Personality Inside Node.js Web Starter, ovvero questa è uno starter di una web app che poi chiaramente può essere customizzata andando a lavorare direttamente sul codice, e che però ci dà la possibilità di avere appunto già a disposizione un'interfaccia che prende un testo e traccia, diciamo, un'analisi della personalità sulla base del testo scritto. E a questo punto chiamerò app, vediamo se bene, test. E questa è la region in cui mi verrà, diciamo, deployata questa applicazione. Come potete vedere, ce ne sono altre due, ci sono gli Stati Uniti, parte sud, e anche la parte di l'Australia, Sydney. Ok, io in questo caso ho scelto il Regno Unito perché è quella appunto in Europa, in realtà ce n'è un'altra anche in Germania, però insomma inizialmente c'era solo questa, quindi ho preso la più vicina chiaramente. E ho creato il mio spazio di lavoro che ho chiamato Dev. Ok? Qui però nel frattempo mi ha cancellato NJI, che non l'avevo chiamata a destra, ecco qua.
La chiameremo così e questo è il mio dominio. Come possiamo vedere da qui, ci dice che questo piatto pronto, insomma, è composto da due servizi. In particolare c'è un runtime di Node.js e diciamo qui ho tutta la... mi dice come funziona il costo di questa applicazione. Mi dice che mi permette di eseguire una o più app gratuitamente per 30 giorni, ok? Finché rimango in un limite di 375 GB all'ora, ok? E dopodiché ho invece questa tipologia di pagamento. Per quanto riguarda le API Watson personali di Insight, invece ci sono anche in questo caso diverse tipologie, no, di piano, insomma. Ho per esempio gratuite 1000 chiamate API ogni mese, quindi finché io rimango entro il limite di 1000 chiamate ogni mese posso andare ad utilizzare il mio servizio in maniera gratuita. Detto questo, forse non mi piace il mio nome perché... no, però non me lo Davide, che non è, perché secondo me è un nome che uso un po' troppo spesso. Ma anche Dest mi piace. Secondo me anche Dest. Sì. Forse è l'underscore Groovy. No, è l'underscore che non... Ah, bravo. Dest Groovy. Vediamo un po'. Ah, mi si piace, perfetto. Detto ciò, andiamo a creare la nostra applicazione e a questo punto qui comincerà tutto il deployment. Nel frattempo vi faccio vedere un po' di cose. Lui adesso la sta creando, come vediamo c'è la rotellina che gira. Da qui abbiamo la possibilità di installare tutta una serie di utilities, per esempio appunto la command line interface da cui posso andare a lavorare con la mia applicazione. Un'altra cosa molto interessante è il fatto che posso andare a vedere la mia applicazione sul... Ah, bene, nel frattempo ci dà tutta una serie di informazioni che sta creando. Posso andare a vedere la mia applicazione sul GitHub, ok? Quindi da lì posso andare a scaricarmi, insomma, eccola qua. Esatto, c'è tutto il mio codice, quindi posso mettere le mani sul codice e andare a modificare le cose, insomma, che voglio modificare. E nel momento in cui l'applicazione sarà disponibile potremo andare all'URL direttamente da qua. Nel frattempo volevo far vedere un po' di cose. Questo, diciamo, è la dashboard generale dell'applicazione. Ci dice fondamentalmente che ho attiva un'istanza che sta utilizzando, anzi che ha allocati 512 MB di memoria e che attualmente il costo di questa operazione, per quanto mi diciamo, per mantenere in piedi questa istanza, è di $0. Ok? A questo punto qui c'è tutta un'interfaccia di monitoraggio per la quale, diciamo, attualmente non vedo nulla. Vi voglio far vedere dopo come mi è facile, diciamo, andare a inserire uno strumento di monitoraggio andando a semplicemente aggiungere dei microservizi, ok? Quindi prenderò un servizio di monitoraggio e lo aggiungerò. Nel mentre qui ho tutti i log che mi dicono quello che sta succedendo, se ci sono stati degli errori, eccetera, eccetera. Come vedete, nel frattempo la mia applicazione si sta per avviare e qui ho tutta la specifica, diciamo, di tutto quello che è successo. Quindi ho lo staging dell'applicazione, le chiamate in API e adesso la nostra applicazione è attiva. Io vado qui e ho diciamo, l'applicazione già pronta dove posso andare ad inserire un testo e andare a fare un'analisi della personalità con questo testo. Allora, richiede insomma tra 3500 parole e 6000 parole. Qui c'è una... Sì, no, volevo sentire lo speech, non mi ricordo di chi fosse questo di testo. Comunque... Abbiamo fatto diverse prove, non lo so, ieri era divertente con un discorso, diciamo un paio di discorsi di Obama e poi avevamo preso un estratto invece da Franz Kafka. Era bello perché facendo l'analisi viene fuori una voce che è la malinconia, che troviamo qui diciamo, nel range emozionale, chiaramente tipo in Kafka la malinconia era un 93%, una cosa del genere, invece su Obama era molto più limitata. Aspetta, non riesco a scorrere qui la... No, non c'è modo.
Forse la riesco a trovare da qua. Gamma emotiva, ecco, melanconico, questo è un 26%, insomma. Mentre invece appunto con Franz Kafka arrivavamo a, insomma, a livelli molto elevati. Detto questo, però, vi volevo far vedere la facilità di andare ad aggiungere delle appunto utilities alla mia applicazione. Quindi torno su Panoramica e gli dico che voglio aggiungere un nuovo servizio. In questo caso il servizio che voglio aggiungere è un'utilità che insomma chiunque sviluppa app conosce abbastanza bene, ovvero la possibilità di scalare automaticamente la mia istanza qualora ci sia una necessità di carico. Qui vediamo un po' che ci dice. Ok, mi ha detto, cioè sono andata su, ho scelto l'autoscale e mi chiede insomma se voglio connetterla effettivamente all'unica applicazione attiva che ho attualmente, che è TestCrui. Anche in questo caso il servizio è un servizio gratuito, quindi non mi preoccupo del conto che vedrò sulla mia carta di credito che vado avanti. Gli diamo un attimo di tempo e adesso mi chiederà. Chiaramente dovrà ripreparare l'applicazione, gli diamo un ok. E nel mentre che lui va in restaging, qui come al solito abbiamo tutti i log di quello che sta succedendo. Mi raccomando, se avete domande, sì, aprite sì, pure il microfono oppure scrivete nella chat che abbiamo aperta, la possiamo leggere. Eccoci qua. Io continuo a cliccare in maniera random, sono come questo padre. Adesso in teoria che noi dobbiamo rientrare qui, lui forse non ci farà andare, infatti. Perché è in restaging, adesso prima o poi insomma terminerà. Nel frattempo, come vedete nella panoramica, lui mi ha aggiunto ben due servizi, l'autoscaling e l'availability monitoring, che ci permette appunto di avere un monitoraggio, una statistica su quella che è la presenza in attività della mia applicazione. Per quanto riguarda l'autoscaling, se clicco nella sezione autoscaling ho la possibilità di andare a, diciamo, tarare il mio servizio come meglio credo, quindi. Vediamo un po'. Mi dai un po' bene il braccio. Vero? Questo è l'effetto demo, non so. Ci riproviamo un'altra volta. Comunque voglio farvi vedere che poi è sì un servizio già scritto, ma chiaramente ho la possibilità di andarlo a, no? Ecco, a configurare e creare politiche di dimensionamento automatico. Quindi in questo caso io posso dare dei trigger, cioè in che caso devo andare ad aggiungere un'istanza, per esempio, qui mi dice quando vado sopra un utilizzo dell'80% di memoria. E qui ho anche una, diciamo, lista di possibilità che mi permettono di controllare chiaramente questo, questa possibilità, insomma, perché chiaramente mettiamo che la mia applicazione ha fatto qualche scemenza e impazzisce, se continua a chiedermi istanze non è che mi vado a installare insomma centinaia di istanze, gli posso dire che va bene che ne aggiungi fino a 5, dopo 5 probabilmente insomma c'è un problema. E ci darà tutta poi una metrica sull'utilizzo dell'autoscaling e chiaramente tutta una cronologia su quelli che sono i ridimensionamenti, cronologia che noi chiaramente ora non vediamo perché per ora non l'applicazione insomma esatto, esattamente. E infine qua vi volevo far vedere l'utilità di monitoraggio perché è molto interessante. Qui c'è un test che ci dice che non è andato a buon fine, è chiaramente successo nel momento in cui stavamo facendo il restaging dell'applicazione.
E qui abbiamo tutta una serie di test, eccoli qua. Questi sono i test di diciamo, in cui IBM Cloud tenta di contattare l'applicazione e qui abbiamo le medie di risposta a seconda che questi tentativi di contatto vengano fatti da Londra, dove è deployata l'applicazione, Dallas e Sydney a Melbourne. Ok, quindi come potete vedere, insomma, abbiamo un bel cruscotto che ci permette di andare a gestire e diciamo lavorare sulla nostra applicazione in maniera immediata, e questo chiaramente l'abbiamo fatto in 10 minuti, insomma, poi da qui uno si scarica il codice e customizza come meglio crede, però insomma ci dà l'idea di come sia veloce andare a creare un'applicazione che ha dietro insomma un motore cognitivo che è quello di Watson in pochi passi e con una spesa di attualmente dovrebbe essere ancora $0 perché sto utilizzando tutti i servizi gratuiti. Vediamo un po'. Esatto, dovremmo fare quasi una. Scommettiamo che crea un'applicazione cognitiva in 10 minuti con una spesa di $0. Ok, per me, se avete delle domande specifiche, insomma, chiedete. Siamo qua appositamente. Tu vuoi aggiungere qualcosa? No, un lato, penso sia assolutamente esaustivo. Sì, si è parlato di prezzi, di costi, di carte di credito, insomma, è chiaro che questo è una, come dire, è una demo standard, cioè questo esatto. È quello che si ha quando in questo momento si è andate su, è questo, insomma, poi chiaramente laddove diciamo, c'è al di là dell'interesse, ma laddove poi l'interesse si dovesse concretizzare con contratti in convenzione, chiaramente sarà tutto regolato secondo appunto il contratto, insomma. Assolutamente. Però al momento così ci esiste, insomma, è così. Sì, questo è il catalogo proprio del pubblico. Come dicevo prima, poi no, IBM ha vari modelli di deployment. Cioè, il pubblico, che è questo qua, è il pubblico shared, noi lo chiamiamo, ovvero che è condiviso con altri, è una piattaforma condivisa con altri utenti a cui accedono e che si trova in un data center appunto pubblico. In particolare con IBM Cloud c'è la possibilità di avere anche un pubblico dedicato, quindi non shared con altri utenti, che peraltro può essere deployato in qualsiasi data center. Quindi attualmente questa, diciamo, sezione pubblica si trova su Londra. Qualora ci fosse necessità, è possibile creare un IBM Cloud dedicato a un cliente su, per esempio, il data center di Milano, no? E quindi in quel caso si parla di public dedicated. Peraltro c'è pure la possibilità di avere il cloud privato in casa, per cui tutta questa piattaforma, non tutta insomma, ma in grandi linee una piattaforma di questo tipo viene portata a casa del cliente insieme a tutta una serie di utilità che permettono anche la gestione, per esempio l'orchestrazione dei workload tra cloud privato e cloud pubblico. E ripeto, cloud pubblico non necessariamente, insomma, IBM è una piattaforma multi-cloud. Bene, non so se... Ok, c'è una domanda? Tutto qui, grazie. Non ho domande, specificamente do uno sguardo alla piattaforma e riporterò le info acquisite ai colleghi che hanno speso soluzioni cloud. Grazie. Perfetto. Mi raccomando, per qualsiasi cosa, se dovessi avere necessità, insomma, di supporto, io e il collega siamo a disposizione, avete le nostre email, quindi insomma sentitevi liberi di contattarci. Va bene, allora a questo punto direi di saluto, mi scuso insomma per quel piccolo ritardo iniziale, ma avevamo problemi con il mio collega della segreteria Giovanni, che in realtà si occupa poi di fare la registrazione per metterla nella poi disponibile per tutti quanti online. Quindi vi ricordo che il prossimo appuntamento, quindi della settimana prossima, è stato posticipato al 29 e ci sarà anche il Tecnico di Milano con la presentazione di una chatbot, quindi insomma si prefigura
un webinar molto interessante, e poi comunque vi ricordo insomma di seguire sul sito della Fondazione tutte le informazioni sui prossimi webinar. Questa settimana insomma abbiamo anche Meritas che entra diciamo a far parte del ciclo dei seminari e insomma e tanto altro. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Ciao.